Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento. 1RGK539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille, ben ritrovati a tutti. 1RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati. Un saluto a tutti. 1RGK539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille, un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del venerdì con Euro Truck Simulator 2. Quest'oggi il nostro appuntamento settimanale sarà quello di appunto portare avanti i trasporti per quanto riguarda la DLC Volvo, e quest'oggi partiremo da Pesce e arriveremo a Palermo. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the week. Today we will go on with us with our challenge with Euro Truck Simulator 2 and and we will go on transporting the Volvo's machine or working on the street. So the DLC Volvo, welcome again, thank you so much. Salut à tous. Today we will do our trip. We will start our trip from Pesce and we will join Palermo in Italy, South Italy. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous de la semaine le vendredi. Et io vago! Et io vago! Avec notre Euro Truck Simulator 2. Aujourd'hui, nous allons continuer notre défi. Nous allons transporter les machines pour les travaux sur la route de Volvo. Nous allons partir de la ville de Pesce, ou Pex, je ne sais pas comment ça prononce. Et puis nous allons continuer notre défi. Nous allons rouler jusqu'à Palermo, dans la Sicile, au sud de l'Italie. Et alors, on y va. Voilà, Fernobus carissimo. Alfredo e Fernobus carissimi. Buonasera. Scusate se non ho potuto darvi retta prima, ma solitamente quando faccio la presentazione della programmazione. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio! Resto molto concentrato. E allora, e continuiamo il nostro viaggio qua. E qua stavolta però il nostro viaggio sarà molto ma molto lungo. Più lungo del solito.
che andremo a percorrere più di 1.000 km oggi. E vediamo pure quando mi danno, perché l'ultima volta, venerdì scorso, ho fatto un viaggio. Ferbus08 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer Uè, 10. là, grazie Fenbus. Grazie mille per il tuo grande sostegno. Piano piano sta diventando il primo donatore in assoluto del canale qua. Il mitico Zio Fernbus. Ma oggi non hai fatto stream, se non sbaglio. Perché sono rimasto per un bel po' di tempo collegato. Diciamo che mi sono messo un po' a perdere un po' di tempo. Ho visto che non c'è. Ahia, allora forse quando stavo. Evidentemente non me ne sono accorto allora. E allora poi quando finisco qua domani mi vado a vedere la replica. Così mi faccio pure due risate. Ah, ma che sto facendo? Devo andare prima a selezionare il carico qua. Ah, miseria. E niente di meno qua stavo, praticamente stavo. Volevo partire senza caricare, senza selezionare il carico. Vado, guarda un po' la cavessa. Jürgens. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Mettetela con questa litania! Mi dai i nervi! L'ho scritta nel titolo e la DLC che ha rilasciato quello lì delle macchine da movimento terra della Volvo anzi. Ah, c'è pure questo corto, bene. Due assi, vediamo un po'. Questi troppo lunghi, grazie. Allora, scegliamo quella giusta. Che l'altra volta ho portato una bella lunga. Ah, Schwarzmüller, ja, wunderbar. Ecco qua, vedete? Mi devo fare tutta sta strada. E sono quanti chilometri? 2.000 km. Ah, alla faccia del bicarbonato ti sotto. E qua ci vuole. E allora chat, mi dite un attimino. Mi dite un attimino la vostra live con me, se dà problemi o se invece è tutto regolare. Facciamo un controllo di segnale qua, come si fa quando si parla alla radio CB. Ok, perfetto, che qua ogni tanto ho un leggero calo di fotogrammi, ma forse più che altro perché praticamente sto registrando contemporaneamente anche la diretta per evitare che nel caso in cui si dovesse verificare una disconnessione o altro, posso sempre caricarla da PC. Ok, procediamo. Allora, vi faccio vedere anche cosa trasportiamo oggi. E oggi vedremo pure quando mi pagano. Toh, belline, eh? Ovviamente le mod estetiche all'esterno sono delle internal mod. Diciamo sono visibili soltanto da parte mia, ecco qua. Allora, ricontrolliamo un attimo la mappa. Mi sembra che via Ancona, Pescara, Bari, Taranto, perfetto. Perfetto, ok. Aspetta però.
No, aspetta. Ecco qua. Perché più o meno così andremo a disegnare il perimetro. Perfetto. Sì, tutta la parte esterna esteticamente. Anche la barra dietro, questa qua delle luci. Questa qua che vedi. Qui, ciao Luca Raga, benvenuto nel canale. Onore e piacere averti qui. E allora sì, sono delle internal mod. Sia diciamo i fendinebbia questi sotto, chiamiamoli così. Poi questa vernice qui che poi quando si accendono le luci al buio si evidenziano. E poi all'interno abbiamo la scritta super. Il quadro comando che vedete lì in alto, quelle tre cose là, poi la signorina, il tablet qua e gli interni illuminati col neon. Sono tutte delle internal mod. Eventualmente se siete interessati basta digitare su Google internal mod e poi vi farà, vi mostrerà i video di questo sito, anzi è più che un sito, sta su Discord, che vi permette di appunto di scaricare tutta una serie di internal mod. E la internal mod in effetti va ad occupare anche essa gli slot delle moto, un po' come se noi mettessimo realmente accessori sul camion, con l'unica differenza però che sono visibili prettamente dal nostro punto di vista, quindi gli altri non potranno vederlo, non sono delle vere e proprie mod in effetti, anche perché non sarebbero nessuna mod al momento, mod estetica sui camion eccetera eccetera, è compatibile con track SMP e infatti in questo momento sono si nota anche nella parte bassa la schermata del del player near you là, e poi diciamo che si nota anche perché ci sono veramente pochissimi mezzi pesanti in giro e questa mod qui l'ho acquistata su Steam e c'è un'offerta, non so se c'è ancora, che praticamente offriva il Volvo, come si chiama qua, Volvo Construction, sia per Euro Truck che American Truck, due al prezzo di uno, quindi ho risparmiato quasi 5 euro, mi è costato 4,99 euro. Quindi se voi avete sia Euro Truck che American Truck, se c'è ancora l'offerta vi consiglio di andarla a prendere a volo, perché è veramente fatta bene. Mi approfitto anche per ringraziare tutti quanti voi che in questo momento mi state tenendo compagnia qui in live su Twitch, e saluto anche voi che state guardando questo video in replica sempre qui su Twitch o in registrazione su YouTube in backup, e approfittando per ringraziarvi e poi per dirvi e informarvi che questa è una live sperimentale, sto sperimentando un nuovo, sto cercando di creare un nuovo format che si chiama soft gaming, e in pratica questo soft gaming è un format che rilassa, deve letteralmente rilassare la persona o in qualche modo la fa sentire tranquilla, quindi che si sente rilassata
sia guardando una diretta e magari anche perché no, guardando un video in replica. E se vi inizia a piacere questo format, allora mi farebbe enormemente piacere che seguiste il canale. E approfitto, a proposito degli iscritti del canale, per ringraziare tutti quanti coloro, tutti gli iscritti, ma in particolar modo coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica. A voi va un ringraziamento particolare per la fiducia che state dando al canale e grazie a voi che sta crescendo. So, welcome to the stream, welcome to the channel. My name is Fabrizio, and what you are watching in this moment, it's the invention of a new format called soft gaming, and the goal of this new format is letting the viewers feeling so relaxed or relaxed. I hope you will enjoy this new kind of making live streaming, and please follow the channel if you are agreeing that. Thank you so much. Et alors, merci pour être entré dans la directe. Je m'appelle Fabrizio. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, c'est l'invention d'un nouveau format qui s'appelle le soft gaming. Et le but de ce genre de format, c'est de faire relaxer les visiteurs et les visualisateurs d'une directe ou d'une vidéo en réplique ici sur Twitch ou enregistré sur mon canal YouTube. Merci beaucoup et mon continuo en viaggio. Ragazzi, dovete perdonarmi, voi che state in chat mi prenderete per pazzo. Diciamo che mi sono preso questo onore ed onere di fare un giro di, come dire, di una chiacchierata un po' con tutti i follower del canale o coloro che per puro caso si trovano a passare sul canale durante una diretta oppure durante una replica e quindi che non parlano italiano e quindi approfitto anche per togliere un po' di bel metro di ruggine dalle mie lingue straniere qua. Un po' di inglese maccheronico, un francese, spero decente, insomma. Vediamo se riesco a trovare la prospettiva dall'alto. Non è questa, eccola qua. Mettiamo un po' una prospettiva, sperando di riuscire ad orientarmi qua. Ah, io mi diverto a quando incrocio altri utenti della strada a fare utilizzare il clacson, e molti di questi qui si ricordano. Infatti, quando mi incrociano poi in altre occasioni, sono loro a salutare per primi. Le accesi lampeggiando, a proposito, fammi vedere. Poi vediamo strada facendo, strada facendo, vedrai.
e non sei più da solo. Oh yes. Ok. Approfittate anche per riscaldare un po' la voce, perché stasera non ho potuto fare gli esercizi di riscaldamento, quindi poi tra poco si inizia a scaldare la voce e mi sto zitto. No, scherzo. No, mi farò una capa tanta di chiacchiere assolutamente inisceta. Abbiamo anche Marianne, l'autista Marianne, la collaboratrice Marianne, che è salita anche di livello, ottimo. E io pago, però si impegnano tantissimo. Hanno tutto compreso. 100 lire, beh 100 lire no, 100 lire, 100.000 euro, lavatura in bianca tu e stiratura. Come dicevi il grande Totò, in miseria e nobiltà. Graz, Budapest, 560 cavalli. Qui, in questo momento, sullo Scania. A proposito, se voi siete amanti di Eurotrack o diciamo anche amanti dei camion, vi consiglio di seguirmi martedì nel primo pomeriggio, che ci sarà la live dedicata al mitico Turbostar di Ralph Garage. E continueremo la nostra avventura con un mezzo bello possente. Ui Job, grazie per essere passato in live. Thank you. Ovviamente quando vuoi sei padrone qua. Ciao Job. Allora, approfitto anche per facciamo anche un po' di free spot pubblicitari ai canali amici. A parte Fernbus 08, che oramai io faccio sempre il giro di come si dice, come dire, di consigliare i canali. Se qualcuno di voi in chat fa stream, ecco, può scrivere in chat il nome del proprio canale, non mettete il link, scrivete il nome del canale, così poi chi guarderà questo video anche in replica o anche su YouTube potrà seguirvi e quindi potreste guadagnare un follower. Ovviamente oltre ai canali consigliati qua, che ne sono veramente tanti, sono tutti bravi streamer, alcuni li trovate nella descrizione del video. E anche nella descrizione del canale poi mi organizzerò e fare una lista dei canali consigliati nelle informazioni del canale. Creerò una specie di lista dei amici streamer, ma come sempre io invito a seguire anche i vostri beniamini, oltre a seguire
insomma, a me se vi fa piacere seguite soprattutto i miei canali amici e i vostri beniamini. Ok, ovviamente nella parte alta sotto la plafoniera, non so come si chiama qua, sotto il frontalino, quei tre display che vedete sono delle internal mod, fra cui l'ultima a destra rappresenta uno specchietto retrovisore virtuale. Ora vi faccio vedere, se ci fate caso, la strada si muove. Poi appena non inquadro più, va dritto, si blocca, cioè si blocca, diventa una fotografia. Io senza di te, fotografia di chi va via. Rilassiamoci con Dabbo o con Zio Dab. Quindi in questo momento ci troviamo, credo, in Austria e ci stiamo dirigendo verso Palermo. Direzione sud Italia. Ungheria, Italia. Ungheria, allora qua. Italian, sì, Italia. Sempre dritto, speriamo di non fare. Oppla. Stavo rischiando di. Si me lascia così. Sto rischiando di danneggiare di nuovo il carico. Italian, direzione Italia, ma qua mi sa che abbiamo già varcato il confine italiano, che mi segnala la segnaletica, sembra italiano qua. I vigneti qua. Dove ci troviamo? Nel Friuli, mi sa. Friuli, Venezia, Giulia. Non ancora. È ancora in Austria.
l'ho sempre detto così. Facciamo finta di spostarci a sinistra e ora ci mettiamo a destra qua. I fari? Ah, li avevo spenti. Italian, sì, sempre direzione Italian. Ich bin italienisch. Ich bin neapolitanisch. Ich komme aus Neapel. Ich gehe nach Palermo zu fahren. Questo. Ah, questo è un... Ah, queste sono le protezioni acustiche. Credevo fosse qualche piantagione particolare. Perché poi, giocando anche a farming, ci sono delle piantagioni belle alte su alcune mappe. Alcune piante. E quindi... ho buttato così un'occhiatina veloce. Andiamo a sinistra. E speriamo che Track SMP in concomitanza con il progetto di SCS Software posso permetterci SCS posso permetterci di utilizzare anche una sola mod in multiplayer. Sarebbe l'ideale, è bello, anche perché io sinceramente non vorrei lasciare il multiplayer, questo qui che mi ha accompagnato veramente per tantissimo tempo, non lo lascerò, questo è ovvio, perché poi quella Renegade, carissimo, quale onore, come stai, come stai? Io sto andando, sto scendendo giù verso Palermo. Aiaiai. Spero che sia roba di poco conto. Ma la spalla come va? Da sempre problemi? O se si è alleviato un pochettino il fastidio? Ah, maglia. Io un problema simile l'ho avuto un po' di tempo fa, quando praticamente avevo messo un po' di peso in più e la schiena mi faceva parecchio male. Sì, me l'ha accennato l'omonimo, me lo disse che stavate insomma per chiudere i battenti.
Però si potreste secondo me lasciare il gruppo. È vero che non c'è più la VTC come si chiama, però almeno il gruppo della Tank, un po' come il gruppo di Facebook. Ah, ok, quindi ci sono altri problemi. Vabbè, non lo sapevo di questa cosa qua. T'hanno fatto scocciare. Beh, forse perché non hai trovato persone affidabili. Ah, e vabbè. Quando è così. Sì, ci sono altre priorità e quindi mi sembra giusto dare le priorità alla vita reale, poi alla vita virtuale, quindi il gioco online, queste cose qua, il gaming online. Voglio dire, si può anche lasciare un po'. E infatti ho visto ultimamente ne fatte poche. Vabbè, ma tu risolvi prima questo problema qua. Tu però per esempio puoi anche registrare i tuoi gameplay, pure se ti fai un multiplayer e poi dopo lo carichi su Twitch e lo metti in replica, lo mandi in replica sul canale. Almeno così diciamo. Chi ti segue, insomma, sa che comunque ecco, sei ancora in attività e no che magari vedi che non sei più attivo e va da qualche altra parte. Ah, vabbè. Risolvi prima sto problema. Perché tu lo avevi accennato nella chat di Telegram, se non ricordo male, al problema. Risolvi prima. Devo girare qua. Risolvi prima il tuo. Risolvi questa situazione qua. Ah, vabbè. Risolvi prima questa situazione qua. Poi, tanto noi stiamo qua, vuol dire, oramai siamo in contatto anche sugli altri social, quindi non c'è più, non subentra più quel problema di doversi beccare cercarsi a vedere dove uno si può beccare. Tanto un messaggino, una cosa, anche tramite Facebook, uno poi si mette d'accordo, d'amore d'accordo, oppo backen. Facciamo pieno di gasolio. E speriamo che non mi pagano. Poco a poco. Ma sì, guarda, tu vedi più avanti come si evolve la situazione. Se vedi miglioramenti, diciamo che stai anche tu più tranquillo, allora uno si rimette in marcia e riprende. Boh, le priorità sono cambiate, mi sembra. Anche se, come dire, anche se una potrebbe risultare una scelta sofferta, però bisogna dare la priorità. Bisogna prima sciogliere la matassa del filo e poi dopo, diciamo, col tempo uno rinunciando da una parte, cercando di ricevere anche una piccola rinuncia dall'altra, uno cerca comunque di coltivare le proprie passioni senza tralasciare e trascurare
le cose importanti, capisci a me? Le cose importanti di cui abbiamo parlato, insomma, mi ha accennato, quindi le rose curiamole, le piantine curiamole, perché altrimenti poi si seccano. Poi tutto il resto, le ma tu, oltre al gameplay online, hai o avevi altri hobby per caso? Perché magari se hai altri hobby puoi provare a coltivare quelli lì. Anche se per esempio ho l'hobby del gaming online, cioè le dirette, queste cose qua. È un qualcosa di un po' astratto per chi non è appassionato del genere. E quindi lo vede un po' come qualcosa di stupido, ecco. Renegade 820 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Ui, grazie Renegade, grazie mille. Ah, e vabbè, quando è così. Però per esempio se tu riesci a trovare anche una sedia un po' più comoda, tipo le sedie da ufficio che hanno anche l'imbottitura dietro la schiena, magari provare a vedere di metterti in una posizione tale. Poi ovviamente tu conosci meglio di me, diciamo, la problematica, però magari vedere se eventualmente stando in una posizione che non carichi troppo sulla schiena, riesci a stare un po' più rilassato, diciamo, meno sofferente. T'ho detto pure io, per un periodo ho sofferto, cioè ho avuto mal di schiena, ma ho dovuto perdere un po' di peso. Più di una decina d'anni fa, poi mi sono messo piano piano, ho iniziato a perdere massa e ho iniziato anche a sentire di meno il fiatone, perché pensa che io facevo quattro passi e mi veniva il fiatone. Ma sì, ho detto, tu mo la tua priorità è vedere le cose più importanti. Poi qua quando ti fai la diretta magari e la programmi, io se tanti a me comunque mi arrivano le notifiche di quando tu vai in diretta, quindi voglio dire, quando stai online ti vengo a vedere. Ci sono passato pure e ne ho dovuto perdere 30. Ero quasi arrivato a toccare i 100. Poi mi sono dovuto fare una bella manovra in sterzata brusca, ho detto no. Le ginocchia pure sentivo proprio il carico anche sulle ginocchia, stessa cosa era. Quindi ti capisco bene, ti capisco fin troppo bene. E ho dovuto fare parecchi sacrifici, però poi alla fine sono riuscito a calare di parecchio. No, vabbè, ma tu me l'hai smontato perché, diciamo così, non hai più, non hai lo stimolo, però può darsi pure che come quello lì che abbandona lo strumento musicale, poi dopo 10 anni gli viene, 10 anni, ho detto 10 anni per dire pure un mese, 2 mesi, 3 mesi, inizia a prendere lo strumento e inizia a strimbellare un'altra volta. Ah, però. Ah, ok, quindi per altre problematiche. E te li metti nuovo in testa, piano piano. Poi se è una cosa, e magari mi vedi in diretta, ti
ti viene a rilassare un pochettino. Rilassati, rilassati. Tico, 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 tico. Questo che è ASMR, se non mi sbaglio. Ah, mannaggia. Come che fanno? Tico, tico, tico. Ah, e vabbè. Ci sono altre problematiche sotto. Beh, allora. Bisogna resistere. Noi siamo di fatti di scorza dura. Ci abbiamo il guscio fuori che è bello resistente, quindi bisogna resistere. E quel che si può fare si fa, quello che magari non si può fare o magari uno non si sente di fare lo può rimandare. Tanto voglio dire, noi, io per me, cioè pure se, come dire, non è che tu non ci stai più, non ci sei più online, non giochi più e allora dico l'abbandono, esiste proprio. In qualsiasi momento, quando uno si può fare una partita insieme, una chiacchierata, anche su Discord, insomma. Ah, ecco. È un bel retaccio per tutti quanti. È un bel retaccio. Sperando che sta situazione in generale, insomma, se ne va a quel paese. Però posso dirti una cosa, il PC non lo smontare, rimontalo, lascialo là. Poi se ti vuoi mettere a giocare, e ti senti di giocare, ti metti a giocare e ti svaghi. Se non te la senti, lo lasci là, lo copri. Perché non scordare che tu la batteria tampone, dopo un certo numero di tempo, la devi cambiare, quindi. Ah, e vabbè. Però dico, almeno il case, lascialo collegato nella corrente, almeno mantieni la batteria tampone, insomma, la circuiteria carica. Eh sì, comunque, ti ho detto, se magari, anche se c'è un altro hobby che ti permette di svagarti e ovviamente non ti affatica, fallo. Perché intanto quello ti, quello, per il fatto che fai qualcosa che ti piace, è come se fosse un potente antidolorifico, cioè ti fa stare bene, meglio, ecco, meglio. Io pure, io per un lunghissimo periodo di tempo ho un po' trascurato la musica suonata. Poi ultimamente, non so perché, ho ripreso un po' la chitarrina, la strimbella ogni tanto. E gli hobby non dovrebbero mai essere abbandonati, mai. Ovviamente, tranne per casi particolari, non abbandonarli definitivamente, ma in qualche modo poterli praticare un pochettino, ecco. È per un fatto così, che fai qualcosa che ti piace, stai impegnato, quindi magari stai anche distratto e poi ti appaga pure. Io ti ho detto, era dal 2009 che avevo proprio abbandonato tutto, anche la tastiera musicale l'avevo messa da parte. Babbo caro, grazie per essere passato. Ma raccomando, mantieni tu tuost. Bella, come si dice dalle due parti. Ma raccomando, sempre in gamba.
quando vuoi e mi trovi in diretta, se ti vuoi scambiare due chiacchiere e lo dici qualche volta, magari ci facciamo anche una chiacchieratina su Discord. Quando vuoi, a disposition, al di là del mondo virtuale, se ti serve una pacca sulla spalla e una spinta per mettere la seconda marcia e far ripartire la macchina, a disposizione, caro. Ma raccomando, in gamba. Grazie ancora per essere passato in live e salutiamo l'amico Renegade 820. E se non siete iscritti al suo canale, vi invito a passare nel suo canale a lasciare un bel follow, così magari inizi a fare una diretta un po' più ogni tanto. Allora, vediamo un po' dove ci troviamo. Ah, 1200 km. Siamo a buon punto. Ah, ecco qua. Ottimo. Bella la sovrapposizione della mappa. Ok, beh, qua ci vuole tempo. 1200 km significa che siamo ancora... Ancora dobbiamo arrivare in Abruzzo, Umbria, Abruzzo. Insomma, la costa d'amianto. Marca, ecco qua, perfetto. Emilia Romagna, Marche, Pesaro, Ancona. 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 Ah. Pesaro per te, alla luce nel cuore. Merna, when the night is come and the land is dark. E facciamola dire un altro post DLC Volvo. Ovviamente. Se siete interessati ad acquistare Euro Truck Simulator 2 o altri giochi multipiattaforma scontati fino al 70%, nella descrizione del video troverete il link per il sito internet e poi troverete anche il 4 link che sono i miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. So if you are interested to buy ETS2 or other games and multi-platform games, you will find the link in the video's description. And you will find as well other 4 links that are my social media channels, YouTube, Facebook, Instagram and Twitch as well. And you will find the link to buy games with low price, up to less 70%. Et alors, si vous êtes intéressé, achetez votre Truck Simulator 2 ou votre jeu multiplateforme à prix réduit jusqu'à moins 70% dans la description des vidéos, soit sur ici sur Twitch que sur YouTube, vous allez trouver le lien de la site internet. Et puis vous allez trouver 4 liens, qui sont les liens pour aller visiter
mes canaux social media, que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Merci, merci. Sempre dritto. Non ho capito perché il navigatore qua non mi dice più niente. Perché c'ho sempre d'occhio il navigatore tablet, ma anche il navigatore piccolino. Passate tempo verso, ma se rimane non esiste niente più. Però mi è venuta una certa idea. La canzone che ho cantato prima, il titolo è Abbracciame. Oppala. Serbatoio di gasolio ne abbiamo. Le trombette funzionano. Per un attimo mi è sembrato che stesse iniziando a piovere, ho detto no. Speriamo non venga a piovere, veramente, qua. E ovviamente mi auguro che la live in questo momento non stia dando problemi in cali di, chiedo scusa, in cali di fotogrammi. E infatti in questo momento sto facendo una live sperimentale in 2K in Ultra HD. I hope that the live streaming is not frame dropping or freezing videos. I hope everything is going in the best way. I am doing an experimental live streaming here on Twitch in 2K in Ultra HD. Sto iniziando a rilassare pure io qua. Mi faccio questo effetto, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go be as able to wanna start from me. For me, for me. Bam bam bada bam bam bada bada. Bari. Ok, adesso dobbiamo seguire la direzione Bari.
Buona chama bar. Bar, barlet, molfet. Cus, cus do. Cus in a buon wagno. E approfitto per salutare il mitico Miticaccio, che lui è un bravissimo streamer pugliese ostunese, credo si dica così, gli abitanti di Ostuni, bravissimo streamer, bravissima persona. Se non lo seguite, vi invito a seguire il suo canale, mi raccomando, e quando entrate nel suo canale e state ascoltando questo, chiamiamolo annuncio pubblicitario, passate nel suo canale e portategli i saluti di Dab. E ovviamente seguite anche, seguite e sostenete i canali dei vostri streamer preferiti. E soprattutto, per chi è un po' più curioso, magari si sta portando una cosa, se magari, ecco, si potesse evitare di chiedere di fare altro. Anche perché dovete sapere che dietro la programmazione di una diretta, così come succede anche in televisione, ci sono giorni e giorni di lavoro dietro, la programmazione e soprattutto nulla o poco è improvvisato. Diciamo che si segue un certo iter, per cui magari proponete, ecco, allo streamer di portare un gioco, un altro gioco, ma magari non in quel momento, ecco, magari dopo. Dice, guarda, vuoi portare sto gioco in qualche altra occasione? Lì così magari si può organizzare e eventualmente potrà anche accontentarvi nel limite del possibile. Però diciamo che bisogna anche apprezzare ciò che la persona vi offre, anche perché lo streamer condivide il suo tempo con voi e cerca anche in qualche modo di intrattenervi, di farvi rilassare, farvi divertire, e quindi insomma sostenete anche i vostri streamer. E soprattutto quando hanno anche un canale YouTube e magari vi fanno una live. Siamo arrivati in Puglia. Quando fanno una live, seguite, lasciate un bel like ai video, condivideteli, così li aiutate a crescere. E allora adesso, questa strada, questa non l'ho mai fatta qui, se non ricordo male. Bella la Puglia, ragazzi. Andiamo a salutare Miticaccio. Non so se mai Miticaccio guarderà questa live o questo video. Miticaccio, ti sto venendo a portare le mozzarelle di Aversa. Le mozzarelle buone. Ovviamente qua c'è macchinario, non ti preoccupare, che l'ho messa nella borsa frigo. E quindi siamo a buon punto. Siamo, sì, è a buon punto, io direi, sì.
Caspiterina. È bello fluido sto mezzo, eh? Forse perché ho settato anche, preso anche il rimorchio più alto. L'altra volta ho preso il pianale ribassato, mamma mia, 1700 km con il pianale ribassato, è stata un'impresa. Beh, che mi sono spostato dalla Turchia alla Romania, se non ricordo male, o Bulgaria, e ho fatto un tratto dove effettivamente le strade non erano a scorrimento veloce. E qua invece siamo stati molto più fortunati. Bari, Napoli, quindi dobbiamo uscire. Dobbiamo prendere la deviazione. Ok. Poi ovviamente, se vi piace anche farming, vi invito sia il sabato sera sempre alle 21:15, dalle 21:15, e sia la domenica mattina a seguire la live dedicata a Farming Simulator, con Aspettando Farming 22, quella del sabato sera, e Caffè in Farm invece la domenica mattina dalle 10 alle 12. Ci prendiamo un caffettino e lavoriamo un po' sul terreno, insomma, ci facciamo due chiacchiere nell'attesa che finalmente venga rilasciata la nuova versione di Farming 22. E ovviamente vi ricordo l'appuntamento del martedì con il mitico Turbo Star di Rough Garage, quindi mi raccomando, non mancate il martedì. Ma in generale, quando potete, non mancate, altrimenti, se eventualmente vi siete persi una live o qualche cosa, potete guardare sia la replica dell'intera programmazione durante le ore notturne o mattina, oppure nella sezione video potete andare a guardare una singola live. And so. I was talking about the programmation of the channel. So I was saying that our rendezvous with Farming Simulator 19. It's for Saturday night at 9:15 PM with the format Waiting for Farming 22 and the morning format with Farming a Cafe in the Farm, where we will work on the fields and we will chat and bring a coffee. Bari? Ah, questa è l'uscita di Bari, ok. Ora, quindi Bari, stiamo qua, stiamo. Cioè, per voi che guardate, stiamo a buon punto, stiamo. Quello adesso ci fa rientrare. E poi ci fa scendere in Calabria. Ci facciamo un po' di strada. Quando manca ancora? Ah vabbè, 700 km, non sono tanti. Non sono proprio tantissimi. Speriamo in un bel pagamento, perché ultimamente, venerdì scorso, mi hanno pagato 600 euro e non ho recuperato nemmeno le spese del diesel qua, del carburante. Speriamo bene, dai. Vediamo un po' quanto ci pagheranno.
più avanti devo girare. Ok, e allora sì, abbracciami più forte. 27:07 alle 7:07. 27:07. Napoli, devo girare a destra alla rotonda, prendi la prima uscita, direzione Napoli, direzione Scalea, a Catanzaro, ma come mi arricrea andare in vacanza, ricevuti in una stanza, uscire la sera, che zucculi l'opera, andare in pizzeria, se manca nonna mia. Basilicata, ecco qua. Basilicata. E guardate qua, che spettacolo, i vigneti qua, gli uliveti, bello. L'Italia è tutta bella. Abbiamo delle ricchezze architettoniche e storiche incredibili. Peccato soltanto che non sono sfruttate, forse il termine non proprio corretto. Ai Barish, welcome to the channel and welcome to the live stream. In this moment I am driving in direction Palermo, South Italy, in the Sicily island, and I am in this moment I am transporting this big machine here, Volvo machine with the Scania. This is the new DLC released by SCS. Welcome again into the live streaming and welcome to the channel. Thank you. Quindi Basilicata, Calabria e per forza. Sì, ci troviamo grosso modo, poi tra poco dovremo sbucare verso i tacchi punta. Thank you.
E speriamo, e spero che i miei contenuti possano essere di vostro gradimento, ma soprattutto che possano rilassarvi. E ovviamente se vi addormentate e vi faccio rilassare talmente tanto durante le mie live da farvi addormentare, beh, in qualche occasione passate nel canale e fatemelo sapere. E magari iscrivetevi al canale e se eventualmente poi volete supportare il canale in maniera gratuita, potrete collegare il vostro account Amazon Prime qui su Twitch Amazon Prime Gaming. Non vi sarà detratto alcun costo, non praticamente nulla, in maniera gratuita collegando il vostro account Twitch, account di Amazon Prime qui su Twitch potrete sostenere il canale senza alcun impegno. Infatti il rinnovo non è automatico, quindi è possibile magari sostenere un mese se vi va il mio canale e un altro mese qualche altro canale, insomma sostenete i vostri streamer preferiti. E approfitto per ringraziare ancora l'amico Fernbus per il bit che ha donato anche stasera. E ovviamente ringrazio l'amico Renegade 820 che è passato, l'amico Beerish, poi chi altro è passato? Federico mi pare. È passato Fernbus, Gippo. Se mi sono dimenticato di ringraziare qualcuno di voi, chiedo scusa, vi ringrazio tutti, 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 da voi che mi state tenendo compagnia in questa diretta fino a questo momento e a voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch o su YouTube. E ringrazio in particolar modo voi che avete scelto di seguire questo canale durante le repliche. Grazie mille a tutti. So I want to say thank you so much if you are watching this live streaming from the beginning. I want to say thank you so much if you are passing by here to say hello. I want to say thank you to my friend Fernbus for the support with the bits. And if you want to support my channel or other channels for free, you can use your Amazon Prime here on Twitch with Amazon Prime Gaming and you will support my channel or other channels for free. So you will not pay anything from your credit card or other payments mod and you will let the channels in generally letting them support and
give the chance to buy better devices. And so I want to say thank you so much if you are watching this video in rerun here on Twitch, or if you are watching this video on my YouTube channel. Thank you so much. Et alors, je veux cueillir l'occasion pour dire merci. Merci à vous que vous êtes en train de me faire compagnie depuis le début de cette direct. À vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur mon canal Twitch. Et en même temps, merci beaucoup que vous êtes en train de regarder cette vidéo dans mon canal YouTube. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes en train de bien aimer ce genre de direct. Je veux dire aussi merci beaucoup à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique. Voilà. Je veux dire merci à mon ami Fembus 08 pour les bits. Donc, pour le soutien au canal, vous pouvez faire la même chose si vous avez un compte Amazon Prime. Vous pouvez l'utiliser ici sur Twitch avec Amazon Prime Gaming. Vous allez soutenir le canal gratuitement. Vous allez payer 0. Aussi sur votre compte Amazon Prime et votre ça permettra au canal de améliorer le setup et puis vous allez vous pouvez le faire aussi avec les autres canaux. Et voilà, merci beaucoup encore une fois à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique. Et merci beaucoup à vous que vous suivez le canal quand je suis en réplique. À vous, merci, merci, merci. Grazie, grazie. Come dice il grande Lello Musilla. Bravissimo comico. Villa San Giovanni, qua mi sa che devo uscire tra poco. Ah, ma stiamo a buon punto. Siamo quasi arrivati. Ah, hai capito. Me la sarei aspettata più lunga sta traversata. Vabbè che... Questo 560 cavalli trotta proprio bene, trotta. Ho preso un po' troppo larga sta curva. Uscita. Dico, 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 dico.
e senza guarirlo. Abbiamo fatto una bella cosa, shock because e ovviamente vi aspetto martedì, ovviamente con l'appuntamento con per quanto riguarda Euro Truck Simulator 2 con il Turbo Star di Ralph Garage. Un nome e una garanzia. Yes. Yes, yes, yes. Ralph Garage. Un nome, una garanzia. Sta rischiando di ribaltarmi qua. Yeah, yeah. Villa San Giovanni. Ville Saint-Jean. Saint John City. Centro Porto. Alright, alright. Eravate una bella sprite. Porto, 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 porto. Di qua. Yeah, yeah. Non so perché, ma il martedì è l'appuntamento con il Turbo Star di Ralph Garage, non so perché, ma mi capita sempre di fare le tratte in notturna. Mentre invece qui, su multiplayer, stranamente, magari uno stesso tratto riesco a farlo con la luce del giorno. E quindi qua mi sa che martedì ci faremo sto tratto in notturna con il mitico Turbo Star. Vedremo, vedremo, vedremo. Vedim, vedim. Ok, abbiamo abbandonato la nave. Non c'è l'eco metallico all'interno della struttura. Adesso dove che devo andare? Ah, a sinistra, ok. Meno male che mi sono messo a sinistra. Sicilia bella, Sicilia bella. 268 chilometri, siamo a un punto. E dire la verità, questo scanner mi sta stupendo,
560 cavalli e sta portando un bel carico. Venerdì scorso abbiamo trasportato un carico di 70 tonnellate, se non ricordo male. Questo quant'è? 26 tonnellate. No, forse mi sono sbagliato. Se una 70 no, forse una quarantina. Va bene, si sta comportando bene. Ahia. Lo sapevo. Palermo, Messina, adesso siamo a Messina, ecco qua, vieni qui, vai di lì. Antoinette, job de la classe, eh oui. Occhio ai limiti di velocità, ai semafori. Sempre dritto, ok. Aspetta, mi pare che devo girare a sinistra più avanti. E anche io faccio l'eco, cerco di imitare tastiera e mouse, l'amico tastiera e mouse. Mi raccomando, seguite il suo canale su YouTube se non lo fa, se non l'avete ancora fatto. Tastiera e mouse, bravissimo. Vi fa anche le recensioni sui giochi. Qualsiasi cosa, chiedete perché è in gamba. Veramente in gambissima. Il limite è 40 km/h, ok. Sicilia bedda, Sicilia bedda. Palermo, ok. Palermo, 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 ma come mi ricrea andare in vacanza a Palermo? Bearish 28. Simpaticone. Ah, qua siamo su una strada a scorrimento veloce, ok. Il limite 80, quindi ci mettiamo qua. Ah, questo è il collega, sta per imboccare la strada. Sta per imboccare anche lui sta strada qua.
Però interessante. Interessante. Diciamo che rispetto a single player si fanno molto meno fermate. Single player, poi ci sono anche, c'è il traffico veicolare, quindi diventa un po' più impegnativo. Vedremo martedì come ce la caveremo con il grande Turbo Star di Ralph Garage, se saremo all'altezza di andare avanti con la missione. Perché questo mi fa girare qua. Andiamo dritto. Mamma, mi sono fermato nel bel mezzo della strada qua. Ma sì. E fare un giro e poi ritornare indietro non mi sembra il caso. Diciamo che orientativamente abbiamo fatto un viaggetto per il momento, è andato abbastanza bene. Vediamo un po' all'arrivo. Ah, devo ricordarmi questo carrello di autosterzante, quindi devo anticipare le manovre, altrimenti stiamo avanti indietro, indietro, avanti, e quindi non si combina niente di buono. Ovvia. Bello il mare. Meno male che non c'è nessuno dietro. Bello però. Complimenti ai sviluppatori di SCS, perché hanno fatto veramente un lavoro incredibile. Questo gioco nel giro di 2-3 anni, diciamo, ha avuto dei cambiamenti estremi dal punto di vista delle mappe, del comparto luci, senza poi ovviamente, se vogliamo andare ancora a ritroso, ecco, da più o meno 5 anni hanno anche migliorata la fisica delle cabine, la fisica delle cabine, e sono molto più molleggianti le cabine. Veramente, veramente un lavoro eccezionale. Ma noi ovviamente facciamo il tifo per Ralph Garage, oltre che come dire, usufruiamo ancora di questo multiplayer ormai storico che è Track SMP. E poi ovviamente andremo, in appena sarà possibile, andremo a sperimentare un po' quello che è il multiplayer ufficiale, e cercheremo di cogliere un po' di vari aspetti
Al momento non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi nulla. Dovrò percorrere anche diverse migliaia di chilometri per dare un giudizio. Anche se, diciamo che dovrebbero ulteriormente implementare l'intelligenza artificiale dei mezzi, perché al momento lasciano un po' a desiderare. So I was talking about the multiplayer, about the SCS official multiplayer, and this one of Chuck SMP. They have done both a great job, and I will try the official multiplayer, and I will run for more than 1,000 kilometers before I will say or judge the work. I appreciate a lot the variation and of the games and the update with the lights and the physics of the truck's cabin. They made both a good job, and I hope I will run with my Turbostar Baraf Garage. I will run on the multiplayer official, and this one of Truck SMP. Et alors, je disais que SCS, ils ont fait un très beau travail avec au Truck Simulator 2. Ils ont amélioré beaucoup dans les dernières 5 ans à peu près par rapport au compare des lumières. Et puis depuis 5 6 ans au propos de la physique des cabines, j'espère que je pourrai jouer avec la mode du mythique Turbo Star Graph Garage, même ici dans le multiplayer de Truck SMP, et aussi sur le multiplayer multijoueur du multijoueur officiel. Et voilà, nous sommes presque arrivés à destination. Et alors, approfitto comme sempre per ringraziarvi della vostra preziosa compagnia in questa live, e approfitto per ringraziarvi. Mi auguro, a proposito, di avervi intrattenuta in maniera piacevole e rilassante. Ovviamente, l'appuntamento con il Eurotruck Simulator 2 per quanto riguarda lo Scania è per venerdì prossimo. Il prossimo appuntamento invece con il Eurotruck è per martedì con il Turbostar di Ralph Garage. Poi questo video sarà disponibile su YouTube domenica mattina, domenica alle 12. Se siete interessati ad acquistare i giochi in multipiattaforma, troverete i link nella descrizione dei video, sia qui che su YouTube, oltre a quattro link che sono i miei canali social: YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. Per voi che state guardando questo video
in replica qui su Twitch. Restate sintonizzati perché al termine di questo video continua la programmazione del canale, la programmazione settimanale del canale. E adesso passiamo a salutare gli amici e le amiche in lingua inglese. Quindi restate sintonizzati, non vi muovete perché poi dopo, al termine di questo video, partirà un'altra lives, una registrazione. So, thank you so much for making me a great company. I hope you have enjoyed the live streaming. Thank you so much for making me a great company. And if you are watching this video on rerun, I hope that I am doing to you a great and good company. If you are interested to buy this game, Euro Truck Simulator 2, or other games, multi-platform, with a lowered price, you will find a few links in the video description that are the link where you can buy the game. Then a few links that are my social media channel, so YouTube, Facebook, Instagram, and Twitch as well. Then if you are watching this video on rerun, please don't leave the channel. You will watch after this video the continuation of the programmation of this channel. You will watch this video on YouTube on Sunday at 12 p.m. local time. So in on Sunday morning. Please don't leave the channel now. I will say goodbye to my French friends and then in Neapolitan language. Et alors, merci beaucoup à tous pour votre précieuse compagnie. Notre rendez-vous avec Retrack Simulator 2 avec l'Escania, donc notre rendez-vous du vendredi, c'est à vendredi prochain. Puis je veux dire merci à vous, comme vous m'avez fait de la très bonne compagnie pendant cette directe. Merci beaucoup à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique sur Twitch. Vous pouvez regarder cette vidéo sur mon canal YouTube dimanche matin. Puis, si vous êtes intéressé à acheter ce jeu, votre jeu à prix réduit, vous allez trouver dans la description des vidéos, soit ici sur Twitch que sur YouTube, les liens que sont le lien pour acheter le jeu multiplateforme à prix réduit et quatre liens que sont mes canaux sociaux médias YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Merci beaucoup. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, restez syntonisés, ne quittez pas le canal, à suivre la programmation du canal. Merci beaucoup. Et alors, voyons, io come sempre vi ringrazio per la compagnia che mi ha fatto pure stasera. E per voi che state guardando questo video in replica anche per Twitch, anche per YouTube, spero che vi abbia fatto una buona compagnia, che vi abbia fatto rilassare. E poi, se siete interessati a vacattare questo gioco oppure a tipo che scontate fino a un 70%, e gioco multipiattaforma, da descrizione dei video, sia che in coppa Twitch che in coppa YouTube, trovate 5 link e su usi di internet trovo a catati yuk, poi 4 link sui canali social media YouTube, Facebook, Instagram
E poi ovviamente Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica, ho lasciato canale che ha programmazione continua e quindi io vi ringrazio ancora una volta. Grazie mille a tutti. Thank you so much again, everyone. Merci beaucoup. È stato buono.